Ed ora la coppia ungherese Nora Hoffmann, Maxim Zavozin, certo con il ritiro di Federica Faiella, Massimo Scali, per loro c'è ovviamente un potrebbe esserci un importante ovviamente passo avanti anche sul podio. Erano terzi e non hanno però più davanti Federica e Massimo. Giustamente approfitteranno di questo. Non è colpa loro, in No, fondo, no, loro si certo. troveranno molto probabilmente a fare un ottimo risultato, si sa, dovuto al ritiro di da prima i fratelli Kerr e poi adesso anche quello di Massimo e Federica. Gli applausi per Nora Hoffmann e Maxim Zavozin, volevano rappresentare questo tema ovviamente della strega sulla colonna sonora del film Experience. Penso in questo ci siano riusciti. Qui davvero
collimano la musica, l'idea e i costumi. Per la parte tecnica, te Anna non mi permetterei mai. Anche tecnicamente li ho trovati piuttosto solidi, potrebbero essere autori di un punteggio tecnico davvero interessante. Certo, i russi, in Linik e Kazalapov, hanno ottenuto un buon punteggio, pertanto bisogna vedere poi il pannello tecnico quando va a riesaminare nel dettaglio tutti gli elementi. Bisogna vedere se le posizioni difficili erano mantenute 3 secondi, se tutti i fili delle sequenze di passi sono stati portati a termine correttamente. Pertanto è difficile per loro, si prendono quei bei 3 minuti per rivedere appunto tutto nel dettaglio. Ma come al solito Hoffman e Zavodzin, una grande energia soprattutto da parte di Nora, devo dire. Lei non sarà magari la pattinatrice più elegante sulla scena del pattinaggio mondiale, però una grandissima energia, sempre, sempre convinta dei propri ruoli, delle proprie interpretazioni. Una bella presenza scenica, no, sul ghiaccio. Assolutamente sì. Una grandissima abilità di piedi, davvero, sin da quando era juniores è sempre stata caratterizzata da questa qualità. Non perfetto l'unisono nei twizzle, ma neanche da GOI negativi, direi. Vediamo qui un dettaglio di una sequenza di passi. Ecco, questo purtroppo bisogna proprio andare a rivedere tutta la sequenza di passi nel dettaglio dei piedi per capire esattamente cosa hanno fatto. Sollevamento rotational con cambio di posizione a metà, un'entrata originale difficile e necessaria per il quarto livello, ben eseguito, mi sembrava veloce. Questa è la parte finale, no scusatemi, è la sosta che c'era a metà del programma, con un passaggio interessante con Nora sotto le gambe di Maxim. Davvero una bella energia. Sì, una bella espressione anche, sì. No? Veramente un'espressione artistica profonda. Lei è bravissima. Sì, davvero. Anche, insomma, è vestita da strega, però in una maniera che io trovo appropriata. Mi piace abbastanza, appunto, il fatto che si sia vestita in questa maniera per interpretare una strega. E vedremo anche. Prima hai assolutamente centrato anche il giudizio dei giudici. Vedremo adesso, Anna, perché veramente questo è stato, sì, un bel esercizio, una bella free dance. Vediamo se i russi in Russia vanno a podio o meno. 84 ed 85 per loro è il punteggio migliore stagionale, con 42 e 36, 42 e 49 il presentation score. Forse potevano avere qualcosa di più sotto il punto di vista della presentazione, ma in ogni caso 142-09 e dunque sono primi. Sei d'accordo? Dunque sono d'accordo dal punto di vista che non hanno lasciato dei punti sul ghiaccio a livello tecnico, evidentemente.